Da milioni di anni è l'esile cerniera tra due oceani. Dici Panama e pensi agli 80 chilometri del canale che taglia l'istmo per mettere in comunicazione l'Atlantico col Pacifico. Ma nelle adiacenze dell'area che il Papa visiterà in settembre andando in Colombia si trova anche la casa della prossima giornata mondiale della gioventù in programma a gennaio 2019, annunciata lo scorso anno da Francesco in un tripudio di bandiere e sorrisi al termine della GMG di Cracovia. Di questo grande appuntamento e non solo hanno parlato i vescovi panamensi incontrando il Papa l'8 giugno scorso in visita ad Limina, come racconta il capo dell'Episcopato locale, Monsignor Ullo Amendieta. Siamo convinti che la giornata mondiale della gioventù in America Latina ci permetterà di presentarci già ampiamente da adulti, per poter motivare i giovani a comprendere il progetto della loro vita. Deve essere una giornata vocazionale in cui il giovane possa iniziare a identificarsi in ciò che realizzerà nella sua esistenza e comprendere cosa vuole Dio dalla sua vita, perché non possiamo limitarci all'incontro, ma dobbiamo puntare a definire qual è la nostra vocazione. I giovani richiamano un altro dei cardini pastorali attorno al quale ruota in questa fase il lavoro della Chiesa a Panama. Francesco, riferisce Monsignor Ullo Amendieta, ha spronato i vescovi a dare spazio ai laici e a difendere la famiglia dalle forze che oggi tendono a disgregarla. E credo che è la migliore opportunità per presentare ai giovani la Credo che sia la migliore opportunità di presentare ai giovani la bellezza del matrimonio come Dio lo ha voluto in origine. E ahí il popolo panameño quiere mantenerse firme. Il popolo di Panama vuole mantenere saldi i propri valori sul progetto naturale, che è anche il progetto di Dio, di un uomo e di una donna aperti alla vita. Sappiamo che una delle grandi sfide, non solo per la Chiesa, ma per la Chiesa dell'America Centrale, siamo consapevoli dell'influenza dell'ideologia del gender che vuole snaturare il concetto di famiglia. Se lo skyline di Città di Panama fa invidia al colpo d'occhio delle grandi metropoli internazionali, i grattacieli, come spesso accade, sono il sipario che nasconde disparità sociali e miseria, comuni a queste latitudini, un fronte sul quale la Chiesa locale lotta con energia e inventiva. Si è riducido, grazie a Dio, al Banco Alimento si è ido riducendo l'hambre. Si è ridotta, grazie a Dio, con il Banco Alimentare, la fame che colpiva una grande parte della popolazione. Stiamo lavorando anche in un altro settore, con i migranti, che è una realtà che a Panama abbiamo conosciuto molto, soprattutto in questi ultimi mesi. Abbiamo avuto una ondata di migranti cubani e di altre provenienze e vogliamo anche dar loro una mano. Y también queremos ofrecer la mano a ellos. C'è poi concretamente l'impegno con i fratelli colpiti dell'HIV-AIDS e stiamo lavorando con i bambini di strada. Abbiamo già un centro Giovanni Paolo II dove possiamo accogliere questi giovani e accompagnarli per farli uscire da quelle varie forme di dipendenza.